È giunto ieri a Cosenza per partecipare ad un incontro promosso dal nuovo centrodestra su infrastrutture e trasporti in Calabria, ospitato dalla Camera di Commercio. Ad attenderlo però gli attivisti Prendo Casa, a cui proprio non è andato giù il piano abitativo che del ministro porta la firma. Slogan e cori di disappunto hanno preceduto il suo arrivo, a cui è seguito anche un lancio di uova. Ma the show must go on, e il ministro ha guadagnato l'ingresso della Camera di Commercio, dove ha risposto alle domande dei giornalisti. Credo che finalmente un po' di risultati si iniziano a vedere, l'unica possibilità per recuperare anche quella credibilità che le istituzioni devono tornare a avere, farsi misurare sulla concretezza delle cose. Qui oggi affrontiamo le due grandi nodi infrastrutturali che riguardano la regione Calabria per quanto riguarda la gomma, la statale 106 Ionica e la Salerno-Reggio Calabria. Con soddisfazione ho potuto vedere, tra l'altro venendo da Lamezia fino a qui, che finalmente la Salerno-Reggio Calabria è una realtà, ma contemporaneamente negli ultimi mesi abbiamo messo sulla Salerno-Reggio Calabria, lo diremo oggi, 900 milioni di euro di nuovi lavori, per in particolare tutti concentrati nella provincia di Cosenza, per completare gli ultimi tratti che servono, e questo darà dotazione infrastrutturale ma innanzitutto lavoro, come mi avevano chiesto i sindacati quando un anno fa li incontrai proprio sulla Salerno-Reggio Calabria. Con lui anche i senatori Tonino Gentile e Nico D'Ascola, il consigliere regionale Giampaolo Chiappetta e l'assessore regionale ai lavori pubblici Pino Gentile. La soluzione dei problemi locali, intendo dire per locali i problemi calabresi, è connessa con la soluzione dei problemi di ordine generale, quindi la Calabria costituisce ovviamente una forma di manifestazione di problemi che sono però di livello nazionale, quindi andranno connessi alla soluzione che si darà ai problemi nazionali. Adesso si è fatto molto, ma ancora tanto c'è da fare, però ho visto che negli ultimi anni, proprio viaggiando col presidente dell'ANAS in macchina, che tante opere sono state realizzate e alcune centinaia di milioni di euro stanno per essere investiti appunto nei tratti che sono nel Cosentino, vicino Cosenza. Parte adesso con lo Sblocca Italia il tratto che va da Altilia a Rogliano, e successivamente si aprirà questo grandissimo cantiere sulla 106, il cantiere che va da Sibari a Roseto Caposporico, che per un importo è forse il lotto più grande della storia di questa regione, di circa 1 miliardo di euro. Oggi noi dobbiamo ringraziarlo, il ministro Lupi, che è venuto in Calabria perché vuole dare forza a noi e forza soprattutto alle cose calabresi, perché in Calabria, molti non lo sanno ma stasera lo diremo, ci sono come infrastrutture circa 3 miliardi che stanno per essere spesi in Calabria di opere che devono essere realizzate, che sono state appaltate e sono lì per iniziare i lavori. Presente anche il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci. Il tratto calabrese della 106 è 400 chilometri. Noi abbiamo completato già due macrolotti, quello di Catanzaro, lo sapete, quello di Locri, e già da soli valgono 2 miliardi di euro. Stiamo lavorando nella trasversale tra Catanzaro e Lamezia Terme e sarà completata nel giro di 12 mesi. Stiamo lavorando sulla Filmo-Sibari, quindi un'altra trasversale che collega Salerno-Reggio Calabria a 106 Ionica. Stiamo per partire con quello che è il lotto più grande, il Megalotto 3, che va da Roseto Caposculico a Sibari.